4.000 fiaccole per ricordare, per non dimenticare i 309 angeli del 6 aprile. Sono trascorsi 9 anni, il timido sole del giorno del lutto ha scansato la notte più lunga per gli aquilani e per tutti coloro che in quella notte maledetta di 9 anni fa hanno perso gli affetti più cari. Mentre si discute se fare o non fare più la fiaccolata per lasciare spazio ad un museo permanente, ad un luogo del ricordo, l'appuntamento con le fiaccole in centro rimane un punto fermo, sentito e partecipato, un momento nel quale il dolore collettivo emerge, nel quale ci si stringe a quei volti rugati e segnati dal dolore che aprono il corteo. Ci sono mamme, papà, fratelli e sorelle, mogli e mariti, figli. Non si vive ma si sopravvive, ci dice la mamma di Carmelina. Il sorriso di Carmelina, stampato su cartelloni giganti. Saremo marchiato per tutta la vita, lo sappiamo. Ci dobbiamo ricostruire una vita intorno, perché non è vivere, è sopravvivere. È quello che stiamo facendo, che stiamo cercando di fare da 9 anni. Fuori la politica dalla fiaccolata, di ricostruzione si parlerà il 6 aprile, ma non ora, tuona Vincenzo Vittorini. Lui in quella notte ha perso moglie e figlia, si stringe a Federico, il suo ragazzo, si fanno forza. Un'altra serata in cui si ricorda, si fa memoria. Si ricorda un evento tragico in cui lo Stato c'è dentro al 100% e non si fa politica. E ci sono tante storie che si intrecciano. Una mamma si ferma in via 20 settembre, da 9 anni su quel tratto c'è la foto di suo figlio, uno studente straniero. Lei lo chiama come se lui da quelle macerie potesse ancora risponderle e darle un segno. Ci sono Ilaria e Anna Maria, la loro forza e la loro dignità. Se fare o non fare non interessa neanche più. Per loro 6 aprile è tutti i giorni, ma sarebbe bello vedere tutta la città con loro. Invece alcuni sono diventati aridi. Sembra quasi che il terremoto non abbia insegnato. Il dolore per noi genitori ci sta sempre, perché il ricordo di Francesco, di Angela, è vivo tutto l'anno, dal 2009 fino ad oggi. La fiaccolata è importante perché la memoria deve rimanere sempre alta. Una persona piena di vita non è un modo di dire, insomma, come sempre spesso si dice delle persone che non ci sono più, ma insomma lei era veramente, tutte le amiche hanno sempre sottolineato la sua capacità di aggregare e era sempre lei a fare un po', no? a raggruppare tutti, a fare serata come piaceva a lei, ad andare a ballare. Era una persona molto seria nel lavoro, ma sicuramente amava tantissimo poi staccare e divertirsi la sera, e quindi questo è il ricordo che ho. Carli Augusto, Capasso Yolanda, Di Pasquale Alessia, Capuano Luciana, Carletto Cantalini Lidia, Carli Anna Maria,